Ma no, sì. Accompagno io. E sta conto, se la vedo di piangere per colpa tua te la faccio pagare. Beniamino, caro. Mannaggia, ma lo scopere qua! Beniamino, sentimi, noi siamo qui per aiutarti. Dove sta mamma? Non è potuta venire. Voi non l'avete fatta venire, ma io con voi non ci vengo. Io il padre ce l'ho, fai il capitano sopra le navi. Calmati, Beniamino, tu hai bisogno di un'avvocata, calma. Io non voglio a nessuno. Io ti vengo. Guardate in giro a cercare qualcuno come se fosse l'animale. Io ti vengo, io ti vengo. Vabbè. Senta. Sì. Lei lavora qui? Sì, da poco. Allora guardi, non è vero che la ragazza abbia un padre. È figlia di NN, di una donna che non ne parliamo proprio. Vabbè, allora non parliamone. Lei non sa da quanto tempo mi occupo di questa cosa. Ho fatto tutte le pratiche per l'adozione. Gli abbiamo prenotato la scuola. Pensi che gli ho preparato pure la stanzetta sua. Era tutto a posto. E poi è arrivato questo disgraziato. Quale disgraziato? Fortunato Assante. Quello che ha denunciato Beniamino per lo scippo. E così ha bloccato tutto il procedimento di adozione. Assante, sì, Assante, sì. Ma perché, lei lo conosce? Sì, sì, un pochino, l'ho sentito nominare. Io sono l'avvocato Lanzetta, e lei? Lanzetta Turismo Spettacolo? Una volta, adesso sono andato oltre. Ah, prego, s'accomodi, onorevole. Prego, anche lei, signora. Perché volevo... Io c'ho un grandioso progetto ad Avellino per uno spettacolo. 150 attori, lei capisce, signora? Non so se un musical colossale non si scherza. Lei sarebbe la persona precisa. Senta, perché... signora... Fa niente. Come non fa niente? Senza, signora, è fra di noi. Se lei potesse in qualche modo influire su questa Assante... Guardi, Avellino è zona nostra. E viste le condizioni in cui stanno questi ragazzi... Lo so. Ci aiuti a salvarne almeno uno. Ma come? Convincendo Assante a ritirare la denuncia. Assante? Sì, te. Io? Che vi devo dire? Beniamino è già dentro, c'è pure lui. Chi? Assante, è arrivato? Dove? Dal giudice. Ci avete poi parlato con questa Assante? Parlato? Io? Voi, certo. Ah... E ci parlo spesso. E allora ci siete riusciti a convincerlo, eh? Non ancora. Oddio. Se io adesso vado là dentro e convinco Assante a ritirare la denuncia contro Beniamino, voi poi dopo me lo trovate un teatro per lo spettacolo? Certo, se Assante si convince, vero caro? Guardi, lo convinco io questa volta a costo di...